Finalmente una bella giornata per iniziare il mio primo motovlog. Ho aspettato molto per fare questo primo motovlog, visto che c'è stato un mese, ma dico davvero un mese, pieno di pioggia. Ma oggi, ragazzi, si comincia a bomba. Questa è la mia moto, una Yamaha MT-07 che ho acquistato veramente da poco tempo. Ce l'ho da meno di un mese. Ora usciamo dal parco e andiamo su strada. Eccoci qua su strada. Oggi è veramente la prima volta che faccio un video del genere e la mia prima scelta ricade sul mostrarvi i luoghi più belli di dove abito. Purtroppo le strade non è che siano chissà cosa, cioè sono belle distrutte, però noi con la nostra bella calma, questo deve girare a sinistra, andiamo a scoprirle con la nostra piccola MT. Prima moto in assoluto, ragazzi, bellissima, veramente come prima moto la consiglio un sacco. Buongiorno. Ora andiamo nella piccola piazza di Arco Felice e da lì poi pretendiamo ai vari luoghi più belli che ci sono qui nel Golfo di Pozzuoli, che sono Miseno, Monte di Procida. Faremo un passaggio anche al Lago d'Averno, che è molto bello. Qui c'è sempre traffico, ma noi ce ne fottiamo e andiamo qui su. Come vedete, ragazzi, le strade fanno veramente cagare. E da questo punto di vista ringrazio la forcella e il mono dell'MT, che sono abbastanza morbidi. E questo è sì un difetto quando si vuole spingere la moto ai limiti, ma un comfort di guida quando ci si trova in queste situazioni con questi sanpietrini veramente devastanti. Spero che l'audio si senta bene, tra l'altro, tra le mille cose che possono capitare di male in questo motovlog. Ho comprato questo microfono, tra l'altro vi lascio il link in descrizione di tutta la mia attrezzatura. Le occhiette, buongiorno. Come morire male. Questa strada è molto carina, però è anche piena di incroci, quindi è abbastanza pericolosa. Però ci regala un paio di curve per divertirci. Ecco qua, Baia. Baia è una frazione di Bacoli e c'è il porto, un bel porto, storico tra l'altro. Questo che vedete davanti a me è il castello di Baia. Un altro luogo molto bello da visitare, ha una vista stupenda dall'alto. Questi tornanti purtroppo non posso farli in maniera un po' più spedita perché sennò cado malissimo. Essendo alle prime armi non dispongo di un'attrezzatura così adeguata, mi mancano ancora i pantaloni, i guanti, come potete ben vedere. Se tra l'altro avete qualche consiglio da darmi su un'attrezzatura abbastanza economica ma comunque funzionale, scrivetela giù nei commenti che ci do un'occhiata, e mi servirebbe, veramente mi servirebbe. Ora ci stiamo dirigendo sul faro di Capo Miseno. Grazie. Faremo questa stradina molto stretta che ci porterà fin su al faro. Yamaha, perché hai messo questo clacson qui? Perché che devo spostare tutta la mano per premerlo? Fai così. Non riesco a premere la frizione, non riesco a premere le frecce, non riesco a fare niente. Salto. Ora c'è un bellissimo tunnel che è scavato nella montagna. Ci porterà fino alla nostra destinazione. Siamo arrivati. Lì ci sono dei scalini dove si può salire e si può arrivare fin sopra la montagna, dove c'è una vista molto molto bella e dove si può ammirare praticamente tutto il Golfo di Napoli. Sulla sinistra e sulla destra c'è il Golfo di Pozzuoli con Procida e Ischia. Adesso azzeremo il nostro drone per avere una visuale più bella dall'alto. Eccoci qua. We'll be right back.
Ok, perfetto. Dronata fatta. Adesso passeremo per il Rito di Miseno e da lì saliremo per Monte di Procida. Da qui iniziano i vari lidi che ci sono a Miseno. Qua in particolare c'è un bar dove si fermano tutti i motociclisti. Vediamo se ce n'è qualcuno tra l'altro, ma credo di no. Che è questo qui. Veramente ogni giorno è pieno. La freccia è un optional. E qui è veramente fantastico. E da qui ragazzi inizia la parte divertente. Dobbiamo sempre però fare attenzione perché le strade, come vi ho detto già per tutto il video, sono veramente distrutte. Poi tra l'altro questa MT-07 non è dotata di elettronica di alcun tipo. Qui abbiamo sbagliato a scalare. Non ha né ABS né controllo di trazione, ma nemmeno il modello 2019 se non mi sbaglio il controllo di trazione. Quindi tutta la guida è gestita solamente dal vostro polso, da come dosate il gas. Io sono completamente neofita, quindi purtroppo sto ancora imparando a gestire questa moto. Eccoci qui, siamo sopra Monte di Procida, lì si vede il Vesuvio e adesso c'è la via panoramica, che è una delle vie più belle che ci sono qui secondo me, piena di bar ovviamente, anche di lavori a quanto pare. Mi hanno buttato in faccia non so cosa, segatura probabilmente. Ecco qui, guardate che bello. Dronata anche qui? Dronata anche qui. E anche questa dronata è stata fatta. Ragazzi, ditemi se vi piace questo stile di video. Sul canale porterò più riding, magari in posti un po' più belli e che lo permettono, perché come ben sapete la città non è che può permetterti di correre come il dannato, e se lo fai sei un deficiente, perché ti fai solamente male. Quindi ragazzi, andate piano sempre, quando meno te l'aspetti spuntano le insidie. Adesso stiamo per entrare nel paesino di Monte di Procida e scenderemo giù al porto e ci prenderemo un grandissimo caffè che non abbiamo ancora preso da stamattina. Quindi sì, ci sta un bel caffè in riva al mare, cosa vuoi di più? Una piccola sgasatina per farli svegliare. Oddio, quando sgasi si sente abbastanza questa moto, però ragazzi, col nuovo scarico che ho appena comprato e che monterò e farò un video a parte di questa cosa, quindi restate sintonizzati che a breve uscirà anche il video di confronto dello scarico originale con quello che ho preso, che è veramente fantastico. Che bello questo scorcio, mi piace tantissimo. Un po' di Procida, un po' di Ischia, un po' di mare. E questo è il grandissimo porto di Monte di Procida. Dove d'estate parte un traghetto che alla modica cifra di 5 euro ti può portare direttamente a Procida. Per chi non fosse barca munito. L'unica cosa, guardate lì quanta cazzo di spazzatura, che schifo. Questa specie potrebbe essere un piccolo gioiellino, viene sempre trattata malissimo, malissimo. Pausa, caffettuccio fatta. Cerchiamo di non andare a mare. Veramente, veramente bellissimo. Adesso andremo su questa strada fantastica che è chiamata Scalandrone. Ragazzi, vi invito ovviamente a iscrivervi al canale se vi piacciono questo genere di video, perché continuerò a farli. E soprattutto seguitemi su Instagram, vi lascio il link sempre in descrizione, perché lì è dove praticamente pubblico, non dico giornalmente, però quasi,
tutti i contenuti possibili e immaginabili. A breve vedrete il secondo episodio del motovlog in una location fantastica che non vi spoilerò. L'MT in discesa va un pochino in crisi, più che altro il reparto della ciclistica, delle sospensioni. È una moto molto valida, un bicilindrico fantastico che mi fa divertire come non mai. Il propulsore bicilindrico probabilmente è sul mercato quello che mi piace di più. Comunque, come stavo dicendo, questa moto è veramente fenomenale, soprattutto per il costo che ha, che è abbastanza contenuto per una moto di questo calibro, che ti fa divertire, che richiede il minimo sforzo per essere guidata. Comunque io ce l'ho da inizio gennaio, sì, dal 10 gennaio tipo, e veramente la sento mia. Questa è una lama a doppio taglio, perché comunque per chi non ha confidenza con le due ruote potrebbe portare ovviamente a qualche problemino se si esagera. Però se mantieni la calma e sfrutti il motore, che è comunque super lineare, quando tu chiedi ti dà. Il rapporto peso potenza di questa moto è ciò che la rende quella che è, fantastica. Ha un'agilità pazzesca e si guida veramente con piacere. Il reparto sospensioni, sì, devo dire la verità che è un pochino morbido, soprattutto la forcella, però si può tranquillamente ovviare a questo problema comprando un set di molle Onins e magari l'olio più denso per rendere la forcella leggermente più progressiva. Ora non so, perché non l'ho provata, quindi non so dirvi com'è. Però se qualcuno di voi possiede un MT-07 mi faccia sapere che modifica ha portato al reparto della ciclistica, della forcella e del mono, magari se l'ha cambiato un mono oppure se ha lasciato quello di serie. E adesso staccherò il video perché la strada è quella che avete visto prima. Ci vediamo direttamente vicino allo scalandrone. Ora supereremo il boxer. Questa è una delle strade, wow, scodata, più belle che c'è qui. Da fare con molta calma perché alla fine ci sono molti incroci. Questo era lo scalandrone, ragazzi, una strada veramente caruccia. Niente ragazzi, io veramente spero che il video vi sia piaciuto. Ora ci fermeremo qui in questa piazzola e mi raccomando, come ho detto prima, iscrivetevi al canale per nuovi contenuti e non mancate su Instagram, lì pubblico veramente di tutto. E adesso ci fermiamo un piccolo volino che qui.